Siamo decisamente a pecora. La prima non conta, la prima dei bambini. 3, 2, 1, bam! Vada via, Silve! Piglia e porta a casa! Scrivete un pronostico prima di iniziare. Riusciremo a vincere oppure no? Buona visione! Visto che per me le promesse sono importanti, oggi ne porteremo a termine una. Vi ricordate, no, il chest opening con Sasha che è uscito domenica? Ecco, oggi andremo ad affrontare l'arena leggendaria con il mazzo creato con le carte trovate all'interno del baule super magico. Lo screenshot era questo qui e ci dobbiamo semplicemente aggiungere la carta preferita di Sasha, ovvero il P.E.K.K.A. Buona fortuna a me. È un pollicione in su immediatamente. Beh ragazzi, questo è Epni e bentornati con questo nuovissimo episodio della serie di Clash Royale. Lo so, me l'avete ricordato anche nei commenti. Avevo promesso che una volta tornati a 4000 coppe avrei giocato seriamente per cercare di raggiungere un baule costruibile più figo possibile. Ma è più forte di me, ragazzi. Mi piace inventare e creare mazzi schifosi. D'altronde ognuno di noi può avere delle doti, no? Io ho questa qua. Secondo me con questo mazzo che sto copiando in questo momento non vinceremo praticamente niente. C'è la clonazione, la congelo, la tornado. Oh mio Dio, gli spiriti del fuoco. Non lo vendiamo. È un miracolo se riusciremo a portarci a casa un pareggio. Probabilmente questo video si chiamerà così: il mazzo per pareggiarle tutte. Ovviamente sto scherzando. Daremo come al solito il meglio di noi. Qui ci sarebbero un paio di potenziamenti disponibili. Ma top, potrei fare la clonazione che mi dà un livello in più. Vabbè, ci sta. Poi per il resto mi sa che siamo decisamente a pecora. Sasha, lo faccio per te questo, perché è la tua carta preferita. Non lo faccio perché almeno così forse riesco a vincere sta partita. È tempo di concentrarsi. Bando alle ciance e portiamoci a casa sta partita. Non so veramente da dove iniziare, perché magari le carte che mi hanno fornito riuscirebbero a vincere una partita, però non tutte insieme. Ad esempio, là vedo arrivare un golem. Io che cosa gli racconto a quel golem? Dovrei avere un P.E.K.K.A. per uccidere quel golem. P.E.K.K.A. che in teoria sta potenzialmente anche arrivando. Vedi, per esempio, là, cosa gli faccio io a quel coso lì? Io non lo so cosa gli posso fare. Oddio, però zitto, zitto. Direi che siamo riusciti a far qualcosa. Spara, amico, spara, spara, spara. Bella storia. Magari non abbiamo distrutto nulla, ma qua ci siamo portati un po' avanti. E sta bang! E carabum, quello va giù. Ci vorrebbe la congelo della vita. La congelo della vita. Questo per il semplice motivo che almeno quella cosa va distrutta. Quelli li facciamo esplodere. Oddio, the combo! The combo, gli ho dato la spezzata. Non ci posso credere. Contro ogni mia aspettativa siamo in vantaggio. E se la mossa ha funzionato, la rifacciamo. Cerchiamo di avere a portata di mano gli spiritelli del fuoco, che sono una buona soluzione. Vaffangol. Esplodi tutto quanto lì. Spara, 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 amico mio, spara. Ok. Forse siamo messi meglio di prima. Non vorrei esagerare. Butti il P.E.K.K.A. Butti subito gli spiriti del fuoco così. Oh my god, cosa hai fatto, Step? Ti sei inventato the trick of the life. Congela, congela, congela. Sì, oddio. No, non ho preso il mini pecchino. Il mini sgherro, vaffanculo. Vabbè, la torre è presa, assurdo. Tu carica, non ti preoccupare di quello che sta arrivando incontro. Quelli li portiamo via ancora per un pochino. Vai, vai, spara, spam. Spara di nuovo e eccoci, eccoci all'acqua. Eccoci all'acqua. Quelli come faccio ad ammazzarli così? Oh mio Dio, raga! Abbiamo vinto! Potenzialmente potevamo vincere addirittura con 3 corone. La prima non conta, la prima dei bambini. Squadra speciale Cobra 11 al rapporto. La combo è sempre la stessa, si parte con la scintilla dietro. Quel coso brutto non mette mai dei buon auspicio. Vuoi che non arrivi quasi sicuramente, boh, dei barbari scelti o qualcosa del genere a distruggermi? È peggio dei barbari scelti! Vabbè. Oh, cosa? No, raga! Ho tirato la clonazione pensando che fosse la tornado. Brutto psicopatico di merda, Step. Che cavolo. Questo è un errore che ora si paga tantissimo. Io non ci posso fare niente con quel coso. Via. No, dai, non me l'ha preso. Questa partita è persa. Il drago infernale è la carta scorretta. Vi metterò solo gli highlights di quella partita. Comunque, giochiamo. Non avendo sgherri oppure un moschettiere o non so qualsiasi altra cosa che colpisce in cielo, il drago infernale per noi è la tomba. Un po' come in realtà è la tomba questa scintilla per questi barbari che gli arrivano incontro. Nel senso, cioè, 3, 2, 1, bam. Vai P.E.K.K.A, vai P.E.K.K.A, vai P.E.K.K.A. E uno è andato, e due è andato. Un altro, e tre, se gliene dai un altro è finita, bravissimo. Ora che siamo riusciti a prendere una torre, io direi di accontentarsi e difendere. Scoppiate per piacere quell'aggeggio lì. Oppure potremmo puntare direttamente alle tre corone. Beh, non sarebbe male per nulla. Spingilo, spingilo, bravo.
bravissimo, mio amico. Sciotta tutto, sciotta. Ma sei quei cosi prima che prendo il video, mamma mia, del crew. Non vorrei dirvi una strunzata, ma sta partita è già vinta. Look at this. Look at the gigante come muore, porca puttana. Va bene, la torre c'ha 100.000 di vita. Lasciate avvicinare lo stregone, tanto non è un problema. Qui ci pensa lei. Unico problema è se mette i barbari adesso. Ma vada via, Silve. Fermalo, perché quello fa malissimo. Spam, una botta nei denti. Oh mio Dio. Spacchiamo tutto, spacchiamo a dove volete andare. Lasciate stare la mia cosa. No, l'ha uccisa con la... Maledetto. Va bene, ci si doppia qui. E babada bagangam bum bum kappem. Tre corone e non se ne parla più. Piglia e porta a casa. Poi nei bauli ovviamente come fai a non darti tanto oro, eh? Il mazzo creato completamente a caso da un bowl super magico sta dando i suoi frutti. L'importante è che non abbiano un drago infernale. Eccoci. Anche questo potrebbe essere un enorme problema, perché la mongolfiera fa un male pazzesco e non riusciamo a ucciderla, infatti. Maremma maiala, vabbè. Se pure gli no, è finita, raga. Oh mio Dio. Coglione. Però che non hai più gli sgarri, cosa gli fai a questo, scusa? Sì, sì, fai pollice in su. Non lo vedi, vedete i ficchi quelli. Saluta il tuo gigantino, il cazzo. No, me l'ha trattenuto lì, che stronzo. Ma sai che ti dirò? Non è andata neanche malissimo. Epla, epla la congelo. Non te l'aspettavi? Guardalo lì che faccia come ha perso la torre. E siamo pari, caro mio. Nel taccuino mi devo scrivere: quando metti la scintilla, tieniti una tornado per uccidere gli sgarri. O la va, o la va. Tre corone. Piazza questo qui. Sicuramente arriveranno gli sgherri. Li vedo già. Stanno arrivando sulla mia base, me lo sento. Oh cazzo, quello va portato via, se no ci ammazza. Eccoli! Oddio! Non ci credo! L'abbiamo preso davvero! Che roba, raga! Oddio, spacchiamo tutto! Spacchiamo tutto, raga! Oddio! Abbiamo vinto con tre! Che rimonta assurda! Qui dovevi darmi il baule magico, dai. Abbiamo puntato sulla giocata all-in e ha funzionato. Tre coroni in saccoccia, non ci sto credendo. Per la prima volta non c'è la mia scintilloccia a partire da dietro che mi dà un po' di copertura. Va bene lo stesso, si va così noi. Dritti senza paura. Ah, la tronco, va bene. Devo un attimo capire che carte usa il mio opponent. Qui serve una congelo per forza, altrimenti perdiamo tutto. Non c'ho voglia di perdere il mio gigante per una fottutissima carta di merda tipo la torre infernale. Butta giù quello. Se riesce a tirar giù anche quel coso lì non sarebbe male per nulla, eh. Però va bene lo stesso, dai, un paio di colpi li abbiamo dati. A questi adesso vanno tirati lontano via da noi. Muoiono con la tornata. Non muoiono? Sei serio? Porca troia, abbiamo perso una torre. Dobbiamo rimontare a tutti i costi. La scintilla è super mega carica. Arriverà sicuramente la tronco a fermarci. Non ho la congelo pronta. No, che disdetta. Vabbè, pazienza. Salvala, ce la fai a salvarla, ti prego? Ah, non ce l'ha fatta. Ok, siamo in base sua in ogni caso, eh. Cioè, nel senso, non è una situazione spiacevolissima, considerando che c'è il gigante che un minimo picchia. Quello, se glielo riuscissi a tirare lontano, ci prendiamo la torre anche noi. Bella così. Un altro pugno, vai, sì. Adesso butto il pecca qua. No, non ci butto niente, aspetto, scherzavo. Volete vincere questa partita? E allora anche stavolta tre corone. Fidatevi che è la soluzione migliore. No. Bastardi. Tardi, morite! Non l'hanno presa! No, la tronco, figliacco! Sì che però quello va giù! E ora come lo fermi il pecca, caro mio? Come lo fermi il pecca in base tua? We need a congelo, there! We need questo qui! Portali via! Vabbè! Cioè, il pecca li vuole uccidere tutti quanti! Mi sa che siamo un po' nella merda adesso, ma nella merda grossa e pesante! Ho paura che perderemo questa partita, sai? Temo proprio di sì! Mannaggia la troia! Ah, porca miseria, abbiamo perso! Vabbè, non si può sempre vincere! Ci mancano due corone! Ci portiamo a casa il bollo della corona, così finiamo in bellezza. All'inizio vi dico la verità, non ci avrei scommesso un euro sulla riuscita di vincere almeno una partita. È che mi servirebbero subito gli spiritali del fuoco in questo momento e non ci sono. Vabbè. Vuoi fare il grosso? Dimostrami di essere davvero grosso. Sbam! Segnatevelo, raga. Tre corone this time. C'è anche il pecca che arriva inesorabile. Ti porta a casa tutta la tua base e io ti sfondo il culo così. Guarda quanta roba c'hai lì. E che succede, amico? What the fuck? No, non ci siamo. Sdoppia uccidi. No, peccato che è morto. Ma lo sapevo.
non ha potuto far niente. Non so se vi siete resi conto. L'audacia con cui le mie truppe distruggevano la sua base, le sue torri. E l'abbiamo chiusa così, con un baule della corona guadagnato con tanto sudore e fatica. Gli sgherrettini, le frecce, estrattore, oddio, tra poco lo possiamo potenziare. E anche un golem. La carica dei 101 golem. Chi li ferma più? Che ne dite se nel prossimo episodio di Clash Royale facciamo una super partitona dove c'è il boscaiolo e anche la furia tutto insieme? Potrebbe essere interessante. Io nel dubbio intanto un boscaiolo lo compro. 40.000 soldini, ma ci fa comodo un boscaiolo in più. Cari amici, questo video di Clash Royale termina qua. Ho portato a termine anche questa sfida, questa challenge del baule super magico. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate, condividete, se come fate anche il canale. E ci vediamo al prossimo video. Qua sapete tutto. Sì, però adesso basta shoppare, eh? Mai più. Grazie. Qui per vincere una partita mi è rimasto solo il biglietto del cinema.